Signori, benvenuti su ARK, Survival Evolved. Questa nuova serie voglio iniziarla semplicemente perché ARK è un gioco su cui ci passo molto molto tempo. Beh, tanto vale che lo registro, no? Siccome in una mia partita fatta con i ragazzi, con Jackson, insomma, con i ragazzi, ho perso tutto il mio personaggio a caso. Proprio il mio personaggio, ed è impossibile per me entrare di nuovo sul mio vecchio mondo. Voglio farmi crescere un nuovo personaggio che sarà costui, quest'uomo che chiameremo comodamente Artemio Locusto. Eccolo qua, Artemio Locusto. Perfetto così, è leggermente più sottile. Crea nuovo personaggio, accetta tutto. In più, in questa sopravvivenza che andremo a fare, ci sarà un'altra particolarità, ovvero che ho inserito 3 mod. Nulla di chissà che cosa. Semplicemente la prima mod ti permette di... non so chi di voi conosce ARK, adesso vi faccio vedere. Per chi di voi non conosce ARK, sappiate che tipo uno slot dell'inventario, aspettate, queste qua sono tutte skin che buttiamo, uno slot dell'inventario è di norma tipo 100 di legno, no? Grazie a questa mod lo slot sarà di 1000 massimo. Quindi, bene o male, il nostro personaggio avrà l'inventario carico e meno confusionario. Ho aumentato le statistiche tutte il doppio, quelle che miglioreremo man mano che abbiamo i punti abilità, no? Sulle nostre robe. Quindi, che ne so, devo aumentare 10 kg ogni volta che metto un level up sul peso, ne aumenterò 20, e così via. Mentre i dinosauri sono tutti stock, default, tranne per la velocità, che quella lì è per 3, almeno gli animali saranno un po' più rapidi. Tutto qua. Inoltre la cosa che ho migliorato è che il raccolto sarà per 2 e la velocità domatura, uova, accoppiamento, schiuse, cazzi e mazzi sarà tutto raddoppiato alle stelle in modo da rendere quasi istantaneo tutto questo. Detto questo, io direi di poter partire la nostra sopravvivenza. Siamo sulla prima mappa, The Highland. E qua tromberemo qualsiasi cosa. Inoltre un'altra mod che ho messo sono tutte mod da costruzione. Avremo mura, cose per fare una casa come i cristiani senza fare le cose in modo stupido. Io man mano che andrò avanti cercherò di, insomma, di dirvi tutto ciò che succede. Allora, intanto, come ogni buona partita ad ARK, dobbiamo rompere a mani nude un albero. Questo qui ci permette di ottenere legna e paglia. Prendiamo 2 pietre e ci possiamo subito craftare il primo picconcino picconcello. Prendiamo il piccone, ci mettiamo un punto sul peso. Io all'inizio vi consiglio sempre di aumentare il peso. Ci sblocchiamo il falò e l'ascia. Adesso che abbiamo il piccone, lo equipaggiamo sullo slot rapido 1. Intanto ci apriamo qua una casa, ma se non sbaglio questi qui sono a livello 15, quindi non posso manco aprirla, vediamo. No, livello 3, dai che livelliamo subito qua prima che scompare. Prendiamo un po' di paglia, cagare, prendiamo un po' di pietra, eccola qua. Siamo un level up, perfetto, mettiamo 2 punti al peso ancora. Ok, adesso siamo a livello 4, dovremmo potercela fare. Oddio. Ok, tutto questo ben di Dio. Vedete qua gli slot, mamma mia, questa cosa è fantastica, ragazzi, questa cosa è fantastica. In più abbiamo trovato dei primi oggetti da costruzione. Io direi di accamparci qua almeno per la fase iniziale, no? Dato che qua abbiamo l'acqua, abbiamo tutto ciò che ci serve. Mi accamperei da questo lato, anzi no, da questo lato. Qua c'è una tartarughina che per adesso ignoriamo. Eccolo! Lui è Fufi e sarà il nostro primo... Minchia, però è livello 20, no no. Facciamo una cosa, creiamo una torcia, un'ascia, un falò. Una volta che si crea l'ascia, oddio, un parasau livello... Perché sti livelli di merda? Ho aumentato in teoria il livello del mondo in modo che, meno male, troviamo dinosauri di un livello più accettabile. Dato che questo per adesso non è così, direi di scannare questa piccola creatura di merda. Allora, mi dirigo lì dove c'è la luce viola. Non posso aprirla, ma è lì più o meno che voglio accamparmi. Abbiamo l'acqua. Mi metto proprio sopra quella scogliera lì. Sei stanco, vigore insufficiente. Il vigore su ARK sarà una rottura di coglioni, raga. E tra l'altro, questo gioco sembra un gioco chill. In parte lo è. In parte, il demonio, no? Sei impossessato di sto gioco, per forza, perché le rotture di coglioni che vedremo in questo gioco, soprattutto in questa serie, che poi continuerà magari anche con i ragazzi, vediamo come procede su YouTube. Voi al solito, raga, lasciate, so che siete milioni, no? Che mi seguono, grandi miliardi di persone, quindi lasciate 3 like per questo video che veramente meritate, meritate. Allora, costruiamo intanto una prima base, eccola qua. Vabbè, poi qua non la completo per adesso, mettiamo per adesso soltanto 2 mura, poi la faccio più grande, che fare un quadratino. Di solito nelle ceste trovi, giusto per farti il quadrato, il tetto, ma fa cagare. Noi abbiamo giustamente una vista artistica e quindi dobbiamo fare le cose per bene. Allora, raccogliamo della fibra, dai, vediamo se ci riusciamo
a livellare un po'. Perfetto, abbiamo raccolto un po' di fibra e adesso vorrei vedere cosa posso creare. Mettiamo un punto sulla vita, che non fa mai male. E ci sblocchiamo già tutti i progetti per poter creare una casa o almeno qualcosa di simile. Sì, almeno abbiamo una casa più spaziosa, perché sennò abbiamo un buco di culo. Man mano che costruiamo le cose non ci entra un cazzo. Perfetto, una volta creato tutto possiamo iniziare a mettere le nostre bellissime fondamenta. Vedete qua quanto è spazioso. Questo sarà la casa dove tutto inizierà. Facciamo l'entrata dall'altra parte. Quindi non abbiamo per adesso granché, però abbiamo la porticina tattica. Dobbiamo ancora continuare le mura e in teoria dovremmo star bene. Facciamo pure il falò, che adesso bruciamo la carne di quel bastardo lì. Mettiamo un po' di legna, così già iniziamo a rifornirci anche di un po' di... Porco del santissimo! Madonna, ladra di cazzo! E questo è Ark. Benvenuti su Ark, cazzo! Vedete, è un gioco tranquillo. Dopo che ho fatto miliardi di cose, muoio così. Addio. Adesso rifornirci non è tanto semplice, perché dovremmo rifarci le armi. Il problema è che quel raptor non ho visto manco che livello è prima di morire, e dobbiamo trovare un modo per recuperare il nostro loot. Mi devo rifornire di nuovo, cazzo. Allora, più forte di prima, ritorno da quel figlio di puttana. Mi sono armato, abbiamo di nuovo il piccone, la torcia e 5 lance. Minchia, le metto una sul culo e le altre 4 pure, cazzo. Ho voluto mettere gli animali con le statistiche default, perché nel mio mondo, che le avevo leggermente, non sono uno che abusa, diciamo, nelle statistiche, però le avevo leggermente aumentate, semplicemente per il fatto che almeno non... cioè i dinosauri erano un po' più forti. Il problema è che facendo questa cosa a volte bastava prendere un cazzo di dilofosauro, che sarebbe quel dinosauro qui, ne avevo visto uno poco fa. Dove cazzo è andato? Era qui. Eccolo. Questo qui è un dilofosauro. Bastava prendere uno questo livello forte ed eri troppo al sicuro, capito? E non è giusta una cosa del genere, perché un dilofosauro è pur sempre un dilofosauro, no? Facendo così si rimuove quella che è la difficoltà del gioco, e a me sta roba non piace. Quindi aumentiamo un altro po' il danno e ci creiamo una fionda. Perché la fionda? Grazie alla pelle di quel bastardo possiamo crearci la fionda. Adesso raccogliamo delle pietre e ci prendiamo quel dilofosauro. Sarà il nostro primo animale domato. E nei commenti, se volete, io non gli darò i nomi, così, se volete nei commenti scrivete i nomi che gli dobbiamo dare. Decorna. Oddio, c'è caduto. Minchia, sarà a livello schifo, tipo. Infatti un livello 12. Si ci dà un po' di carne e questo qui si addomesticherà col tempo. Vabbè, col tempo, che è quasi istantaneo nel mio caso, guardate. Certo, fa cagare, raga, a livello 12. Non vi aspettate che sia... Anche, però questo animale, se ne prendete 5, 6, 7, potete creare un piccolo esercito che vi difende. Sei un maschietto, figlio di puttana. Vediamo quanto hai di danno. 245, fai cagare. Però andiamo. Il bastardo dovrebbe essere nei dintorni lì. Quel fascio verde è il mio loot, dove sono morto poco fa. Mi dovrei pure continuare casa, me. Ah, guarda dov'è, si è allontanato. Ok, siamo safe per il momento. Se riusciamo a fare delle mura, dovremmo riuscire a proteggerci nel frattempo. Allora, sono 2, 3. Vabbè, faccio tutte, quelle che vengono. Spero soltanto che quel raptor che ho visto lì non è un altro raptor. Minchia, guarda, quello si può avvicinare. Devo mettere subito le mura, così intanto io sono un po' più difeso. Se è livello basso con la lancia possiamo ucciderlo nel peggiore dei casi. Buttiamo questo e prendiamo il resto. Se camminiamo lenti è perché stiamo anche craftando. Comunque, iniziamo a mettere già le robe. Esattamente così. Mettiamo 2 robe così. Qua ho sbagliato. Questo qui possiamo anche evitarlo. Quando facciamo un errore del genere e ci rimangono mura, possiamo sostituirle. Ci dà comunque la metà dei materiali che abbiamo sprecato. Giusto per recuperare un po' di risorse. Stai fermo a quattro, coglione. Mettiamo gli angolini. Tap e tac. Poi mettiamo pure questi qui. Tac e tac. E dopodiché mettiamo quelli inclinati. 1, 2, 3, 4. E gli ultimi due che si stanno creando. Eccolo qua, guarda lì che stile. Ecco la nostra prima capanna difesa da un dilofosauro. Qua abbiamo un po' di carne cotta. Qua ne facciamo in caso altra. Manca della legna, che la mettiamo carne marcia. All'inizio sarà una risorsa preziosa. Più avanti ne avrete tipo da vendere, la butterete, talmente ne avrete. Però all'inizio è molto utile, perché è quella che serve per fare le frecce narcotiche, che ti permettono di addomesticare i vari dinosauri. Adesso che abbiamo pure il rifugio, dobbiamo soffermarci un po' su quello di cui abbiamo bisogno, no? E grazie ai punti abilità possiamo capirlo. Intanto ci diamo un colpo al vigore. Allora, un'armatura potrebbe fare il caso nostro, quindi riempirci un'armatura magari all'inizio potrebbe far comodo. Polvere pirica e i narcotici. Allora, grazie al pestello, perché manca la pietra per farlo, il pestello ti permette appunto di creare i narcotici. E per creare i narcotici ci vogliono bacche nere
è una carne marcia. 4 unità o 5 mi pare di bacche nere e poi i narcotici. Per adesso uno, perché non abbiamo grandi risorse. Io lo metto di solito sempre davanti alla porta, così, con grande stile. E di questi qui ti fa vedere le cose che potremmo creare, tutto quello che si potrebbe creare, oppure quello che abbiamo sbloccato. Tutta sta roba qua sono semi, non servono un cazzo. Cioè, servono per piantare le varie bacche, però per adesso le bacche saranno tipo una fonte di cibo. Allora, dobbiamo stare attenti, perché lì davanti a noi c'è un raptor, e se lo incontriamo è un po' un casino. Per procurarci del cibo, quindi, ed evitare un po' di rischio, possiamo andare alla ricerca di... Ma vai a cagare. Bravo. Bravo cazzo. Prendiamo del pesce. Oddio, una lontra. Ah, questo qui mi può servire nelle fasi iniziali. Molto utile. Allora, tu vai qua. Rompere i coglioni. Allora, questa lontra si addomestica se gli trasciniamo fino al buco del culo un pesce. Il problema però è che il pesce non deve essere morto, e quindi la carne questa qui. Dobbiamo proprio prendere il pesce e trascinarglielo. E quindi il modo è trovare un pesciolino così, lo uccidiamo, e mentre lo stiamo trasportando così ci inculano i piragni. È tutto calcolato, madonna ladra. Giorno 512 su Ark. Un giaia minchia. Allora, riprendiamo il nostro loot. Guarda che bella la mia capanna lì, il mio accampamento del Burundi. Chiama 6 livello 108. Certo che mi sciogli. Madonna. E dai. Niente, niente. Porca puttana. Oddio, un uovo di parasauro. Ovviamente non si escluderà un parasauro, purtroppo, perché non è fecondato. Però è sempre buono avere un uovo. Che lo possiamo mangiare, oppure darlo a un oviraptor. Si addomestica mangiando le uova. Allora, in teoria sono morto di nuovo con il piragna. Però il mio loot dovrebbe essere adesso molto più vicino alla riva. Quindi non dovrei entrare completamente in acqua. Dovrei poterlo raccogliere. Vediamo se è così. Guardalo che figlio di puttana che resta lì a camperare sul loot. Ricapitolando, buttiamo tutte le skin. Un attimo, queste cagate qua. Oddio, guarda dove la lontra. Dai, cadene, devo approfittare, devo trovare un pesce mentre... Sei un piragna, tu? Dai, denti a sciabola, preso, preso. Cazzo era quella lontra? Piccolo animaletto. Ma sei strozzo, allora, livello 36, dai che... E mangia, madonna. Oh, ma vuoi mangiarlo? E non si ferma. Oh, oh, si metterà qua. Guarda che carina. In teoria la lontra è tipo un animale da caccia. Cioè, caccia i pesci, no? Ovviamente può morire cacciando. Però il bello è che riesce a recuperare... Aia, porca puttana, l'ho pure preso. Il problema, cioè il bello della lontra, è che riesce a recuperare dei pezzi dal pesce che altrimenti... Guarda, guardate. Calcolate che un pesce normalmente ti dà soltanto il pesce. Però se la lontra uccide il pesce... Occhio che livello 40. Oddio, è buggatissimo quello. Mamma, quanto minchia grande quello lì. Ah, che OP, non è tanto... Non è scarsissima. Vedete, se adesso noi andiamo da questa... Guarda, guarda qui. Lei ha raccolto delle perle nere e delle perle bianche, che altrimenti il pesce non ti dà. Quindi è molto utile per fare una piccola scorta di ste cose. E più raccoglie pure il pesce. Guarda che carino. E aumentiamo il danno, dato che è comunque un animale che dovrà cacciare parecchio. Questa cosa è molto comoda, perché nelle fasi iniziali, dove è difficile magari ottenere queste risorse, la lontra man mano le va a prendere. Comunque sto salmone è talmente grande che è quasi cavalcabile. Guarda quant'è. No, vai a cagare, dai, pusha. Sta pushando, guarda come mi muore. Però livello 54, attenzione. Guarda, ancora sta pushando. Minchia, se è quello lì livello 110 potrebbe morirmi, eh. Ok, sta facendo buio. Io direi di andare in casa e crearci la nostra prima armatura. Ci mettiamo un punto sul danno. Bene, ci creiamo i pantaloni. Questo, l'otre, pure le scarpe. Manca solo la bandana. Abbiamo finito i punti engrammi, quindi dobbiamo un pochino aspettare. Vabbè, lui, mettiti vicino al falò, scaldati, fai la guardia. Se viene il raptor, fatti mangiare, fai da esca in modo che io possa scappare. Bene, ci mettiamo la nostra prima armatura. Guardalo lì quanto è convinto il nostro Artemio Locusto. A sto punto vorrei costruirmi una scatola in modo da posare un paio di oggetti che magari al momento non ci servono. Quindi raccogliamo un po' di paglia, legno, fibra, solite robe. Perfetto, costruiamo due scatole e le mettiamo qua all'interno della base. Con grande design riusciamo a decorare la nostra piccola casupola. Bene, qua mettiamo tutte le bacche in più che abbiamo, semi, cazzi e mazzi. Mentre da quest'altro lato possiamo mettere i materiali che al momento non ci servono, come il ferro, la carbonella e degli attrezzi di scorta. E io direi che per questo primo episodio noi possiamo salutarci qua. Abbiamo costruito il nostro primo rifugio, siamo dei cazzo di primitivi, abbiamo la lontra e abbiamo il nostro primo animale da compagnia. Nel prossimo episodio proveremo a cacciare un parasauro in modo da, insomma, andare più avanti nella nostra evoluzione. Alla prossima, ciao belle mie.